trasferta non facile per i Knights ad Empoli dopo una dura sconfitta contro la Libertas. Use senza Bertis e soldi, ma Knights che dopo poco più di 10 minuti devono fare a meno di Marino per un forte dolore alla schiena. La partenza e tutto il primo quarto sono aridi di canestri, ma l'equilibrio rende interessante la gara. Guerra da una parte e Cepici dall'altra sembrano i più ispirati, con Legnano che ruota subito gli 8 senior a causa dei falli e della schiena di Marino. Si arriva così sul 17-14 del decimo. Il secondo periodo è un incubo collettivo per i Knights. La 3G segna solo due canestri dal campo per 9 punti in totale, contro i 32 di Empoli che, trascinata ancora da Guerra, a cui danno manforte Del Leone e Digno, annienta sotto ogni punto di vista i biancorossi. Il parziale è inesorabile e parla da solo, e all'intervallo, sul 49-23, la partita sembra già finita. Il riposo porta consiglio ai Knights che entrano in campo con una faccia diversa nel secondo tempo. La difesa cambia e la zona matchup, alternata alla 3-2, diventa un rebus complicato per Empoli. A poco meno di 15 minuti da uno dei più brutti quarti della storia dei Knights, i ruoli sembrano invertiti. Terenzi, Casini, Cepici e Leardini si alternano con conclusioni da fuori e da sotto, per un parziale che dirà 4-28 nel solo terzo quarto, per un punteggio che dopo 30 minuti è sul 53-51. La 3G ci mette poco a riprendere il comando della gara e sugli errori dell'arco di Empoli i Knights non perdonano con azioni corali più precise e ragionate rispetto a quello del primo tempo. Roveda mette due giocate importanti, con gli altri Knights a colpire con continuità da fuori. Le triple di Terenzi, Casini e Fattori pesano come dei macigni e una volta preso il vantaggio i Knights non hanno problemi fino alla sirena finale che sancisce il 60-70 finale. Una delle partite più incredibili di sempre, cominciata dal meno 26 per finire sul più 10, lasciando solo 11 punti in totale nel secondo tempo ad Empoli. Una partita che diventa subito storica, ma che deve anche far riflettere per un primo tempo abbastanza incommentabile. Nelle prossime settimane, doppio turno interno per i Knights contro Pavia e Borgomanero, per proseguire nel cammino di miglioramento e amalgama della squadra.